Balcony TV. Ciao a tutti, benvenuti a Balcony TV Roma, io sono Mika e oggi abbiamo un ospite speciale, lei è una cantautrice, viene da Udine, piena di cuoricini e si chiama Angelica Lubian. Ciao Angelica, benvenuta. Ciao Mika, grazie. Sei pronta? Prontissima, sì. Cosa ci regali questo pomeriggio? Vi canto Counting Sheep, contando le pecore. Go for it. Grazie. One sheep, two sheep, three, four, five, goodbye, see you next time. I've got a secret, better keep it locked inside of my head, 'cause if it blows out of my mouth, they will never understand what I intended saying to them. So I'm resigning somehow to the fact they're afraid to come outside their fence. One, two, three, but as I'm trying to count my sheep, they start making fun of me, 'cause as I'm struggling to fall asleep by closing my eyes, they pour me some coffee. I've got a feeling people willing to believe in everything, every mostly if it comes to love and heart, ripping truth apart, as long as you feel free to follow the flock, yelling words and just blaming me for living out of phase, not in the right time. As I'm trying to count my sheep, they start making fun of me, 'cause as I'm struggling to fall asleep by closing my eyes, they pour me some coffee while I'm hearing sheep still mocking me. I'll keep on singing and I'll be laughing too, 'cause I know that the wolf will be coming soon. Better beware, babe, your bad boys breaking hearts of beautiful girls. Better beware, baby, of good girls breaking bones of beautiful toys. As I'm trying to count my sheep, they start making fun of me, 'cause as I'm struggling to fall asleep by closing my eyes, they pour me some coffee while I'm hearing sheep still mocking me. I'll keep on singing and I'll be laughing too, 'cause I know that the wolf will be coming soon. I will be counting one sheep, two sheep, three, four, five, goodbye, see you next time. Six and seven, eight, nine, ten, and the wolf says I'll be back again. One sheep, two sheep, three, four, five, goodbye, see you next time. Six and seven, eight, nine, ten, and the wolf says never, wolf says never, wolf says never, never see you again. Grazie. Counting Sheep era, se non sbaglio, il tuo primo brano in inglese. Dimmi un po' di questo. Bravissima, sì, è il primo brano che ho scritto interamente in inglese. Diciamo che è una sorta di metafora dell'incomunicabilità tra le persone, quindi è come se ci fossero queste pecore con le quali io cerco di mettermi in relazione, fargli capire le mie cose, però loro non vogliono comprenderle. Per cui dico, vabbè, allora le conto, quantomeno mi addormento contando le pecore, e invece mi fanno i dispetti, mi versano il caffè, tutte queste cose per non permettermi neanche di dormire, però alla fine io so che arriverà il lupo e quindi le pecore, insomma, devono stare un po' attente.
Quindi fondamentalmente non vinci né te né loro, vince il lupo. Però bisogna vedere il lupo di chi è alleato, no? E quindi diciamo che ho le mie astuzie per renderlo amico mio. Noi siamo molto contenti, però questo disco io che ho in mano, cioè nel senso questo brano non lo troviamo qua, morso dopo morso, è un disco del 2011, l'hai fatto, ho saputo dopo che hai fatto questo spettacolo teatrale, mi parli un po' di questo così chi non l'ha visto, chi non è assistito. Certo, Morso dopo morso, appunto, come dici tu, è stato uno spettacolo tra l'altro multisensoriale, per cui c'era questa scenografia particolare che rispecchiava una sorta di stanzetta, la mia stanzetta dove scrivo le mie canzoni ipoteticamente, dove rifletto sulle mie cose. E poi con i musicisti, appunto, all'interno del cassettone, il batterista dentro l'armadio gigantesco, e tutti appunto all'interno di questa stanza. Poi c'era un mimo che interagiva con me e faceva una sorta di lui della situazione, e le canzoni svolgevano la trama di questa storia, che inevitabilmente era una storia d'amore con le varie fasi della storia d'amore, dal flirt, l'innamoramento, il tradimento, tutte queste cose qua narrate con le mie canzoni e con una voce narrante, appunto un monologo che ogni tanto si inseriva. E appunto abbiamo realizzato questo disco che ripercorre la tracklist. In realtà all'interno di Morso dopo morso ci sono tante canzoni del mio disco di esordio che si chiama Conservare in luogo fresco asciutto e qualche canzone successiva. Dopo di questo ho fatto altri singoli, perché il mio percorso è stato sempre autoprodotto, e però un po' strano, nel senso che appunto ho fatto un paio di dischi, poi ho deciso di fare singoli. Adesso non lo so se farò degli EP oppure direttamente un best of. Però se la gente, vuole trovare questo disco e anche i tuoi brani, come fanno? Su iTunes si trova tutto, su YouTube ci sono tanti video, Deezer, tutti questi motori di musica, possiamo dire, di ricerca di musica, insomma, basta digitare Angelica Lubian su YouTube, su Google, e si trovano tante cose. Anche molti video con i tuoi vestitini particolari, sono andata già a vedere un po' di cose. Già. Sì. Bene, adesso invece, a parte scrivere, comporre le nuove canzoni, hai, non lo so, in piani qualche tour o qualcosa del genere, o ti fermi a casa, torni a Udine e stai un po'? Beh, adesso sono qua per suonare, quindi ho qualche datina qua in acustico da sola, poi ho deciso di utilizzare anche la Loop Station, e quindi è una sperimentazione a me nuova, benché tanti appunto utilizzano la loop sia per la voce, la chitarra, così, però è una cosa molto carina, mi sto divertendo tanto. Torno a Udine, là ho una serie di concerti con la band invece, e spero insomma di portarli a spasso anche loro un po' in giro per l'Italia, oltre che da sola con la chitarra, di portarmi dietro anche quegli ometti bellissimi e bravissimi che suonano con me. Per un'altra puntata di Balconi TV, speriamo. Magari, magari, sarebbe bellissimo. Poi con questo sole ci stiamo abbronzando. Sì, guarda, già sono estiva. Sì, che bello. Io, Angelica, ti ringrazio davvero di essere venuta qua anche a regalarci in questo brano un po' diciamo in mezzo anteprima, qualcosa del genere. Sì, perché in realtà sto anche lavorando appunto con una produzione artistica nuova, ci sono tante canzoni nuove, ma stiamo anche rielaborando brani già pubblicati, diciamo così, per sfizio, per vedere, per dare una sonorità nuova, e quindi sì, Counting Sheep, diciamo una sorta di anteprima un po' evoluta. Bene, ti ringrazio di nuovo e spero di vederti presto in un'altra puntata, o chissà anche dal vivo e con voi. Ci vediamo alla prossima puntata di Balconi TV Roma. Io sono Mika, ciao Angelica, ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie, ciao.